Grazie dell'invito, è un piacere per me discutere e relazionarmi col vostro mondo. La legge sì è passata, nel senso che sia Camera che Senato l'hanno approvata e come sapete al Senato molto rapidamente, visto che avevamo costruito l'unanimità con le altre forze politiche, siamo riusciti al Senato ad andare in via deliberante, quindi non è passata in aula. Solo in commissione lavoro ed è diventata, diciamo, formalmente legge. Naturalmente stiamo aspettando che venga promulgata e che quindi venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che il Presidente della Repubblica ovviamente la firmi, però insomma, immagino sia questione abbastanza, come dire, veloce. Ecco, indubbiamente da qui alla fine dell'anno entra in Gazzetta Ufficiale. Ed era esattamente il nostro obiettivo, cioè quella che entrasse in vigore a partire dal 1 gennaio del 2022. Quindi sì, ci siamo. La legge va a correggere ciò che non ha funzionato del codice delle pari opportunità del 2006, anche perché appunto veniamo da lontano, noi abbiamo la Costituzione, la legge Anselmi del 77 e poi il codice delle pari opportunità, cioè abbiamo oggettivamente i principi. Già sanciti nella Costituzione, ricordati nelle leggi successive, il problema è che naturalmente voi mi insegnate, il mercato del lavoro è cambiato, cambia anche la sensibilità, i dati e la fotografia del paese sul gender pay gap in generale, oltre che sull'occupazione femminile, sono dati impietosi. Come sapete, rispetto alla media europea, l'Italia è molto, ahimè, più indietro rispetto al superamento del gender pay gap. E quindi nella legge noi che cosa facciamo? Riprendiamo i principi della direttiva europea sulle pari opportunità dicendo trasparenza dei dati. Quindi in questo report biennale che le aziende, mentre prima era con più di 100 dipendenti, oggi diventerà con più di 50 dipendenti, devono redare questo report biennale in cui verranno inseriti, modificando l'articolo 25 del codice delle pari opportunità, non solo il tema del gender pay gap e quindi la busta paga e l'inquadramento, ma anche le opportunità di carriera, se effettivamente le donne, perché questo è un altro tema, se avanzano o meno rispetto alle posizioni apicali, se c'è all'interno dell'azienda anche un sistema, fatemi dire, che può essere, come dire, può fare punteggio per la certificazione di parità, che riguarda appunto se ci sono delle best practice rispetto alle politiche di welfare aziendale, che, ad esempio, se ci sono degli strumenti, perché poi c'è stata nella contrattazione di secondo livello e non solo, magari un avanzamento in alcune situazioni del paese aziendali. Allora, queste esperienze virtuose devono essere messe a sistema, o quantomeno l'ambizione della legge è quella di avere intanto una fotografia più precisa del gender pay gap, perché se noi oggi diciamo cosa vera dai dati che abbiamo, che il gender pay gap in Italia arriva al 20%, voglio dire con altrettanta chiarezza che visto che quella legge, cioè la legge del 2006, è rimasta, ahimè, lettera morta nel cassetto, noi oggi non sapevamo quali aziende con più di 100 dipendenti facevano o non facevano il rapporto. Allora è evidente che bisogna introdurre attraverso anche la transizione digitale dei meccanismi di trasparenza di accesso alle informazioni nel rispetto della privacy per lavoratori e lavoratrici rispetto a quello che guadagnano rispetto al loro collega uomo. Ovviamente consentiamo ai sindacati, agli ispettori del lavoro e alle consigliere di parità di accedere a questi dati, quindi c'è questa novità. C'è la novità del certificato di parità che verrà attribuito a chi appunto svolgerà il lavoro in maniera corretta. Perché? Perché il certificato di parità che verrà assegnato appunto alle aziende che hanno l'obbligo di rispettare la legge, ma anche a quelle che sotto i 50 dipendenti vorranno in modo volontario aderire a questa proposta. E perché lo facciamo? Perché vogliamo anche favorire una cultura delle pari opportunità, mentre ovviamente c'è anche l'aspetto sanzionatorio, così come previsto da tutte le norme in Europa, per cui le aziende che sono obbligate, cioè le aziende con più di 50 dipendenti che sono obbligate a redare il report biennale, se non lo fanno o presentano rapporti mendaci, ovviamente sono potenzialmente sanzionabili. Ci sarà, perché è stato individuato
l'ispettorato, perché è bene individuare chi fa che cosa nel nostro paese, l'ispettorato del lavoro che farà le verifiche e i controlli. Ripeto, c'è questo certificato di parità che consente di fare che cosa? Di accedere, è lo strumento che abbiamo inserito, anche perché siamo in una fase di pandemia, di ripartenza, va bene. È importante favorire anche la cultura e non solo, diciamo, la cultura della sanzione, che comunque per me ci deve essere, favorire anche uno sgravio, tra l'altro uno sgravio che rimane strutturale, lo rendiamo tale nella legge di bilancio di quest'anno, in cui diciamo che se hai il certificato di parità ti verrà riconosciuto uno sgravio contributivo sulla parte dei contributi previdenziali, quindi uno sgravio significativo per i datori di lavoro che appunto arriverà fino a un massimo di 50.000 euro l'anno, dell'1% fino a un massimo di 50.000 euro l'anno, che detto così è, magari non è chiarissimo, ma è un segnale di attenzione molto forte anche rispetto a chi si impegna per promuovere la parità di genere all'interno delle aziende. In ultimo, quindi diciamo rispettiamo trasparenza, accesso alle informazioni, sanzioni e premialità, chiamiamola così, favorendo una cultura d'impresa più larga. Dall'altro lato poi c'è questo sesto articolo in cui inseriamo anche l'estensione della Golfo Mosca alle aziende pubbliche. Come sapete, la Golfo Mosca, che veniva applicata in primis alle aziende private, poi è stata estesa alle aziende partecipate, noi con questa legge vogliamo che venga estesa anche alle società pubbliche. Questo perché, di nuovo, anche qua c'è sempre un elemento che non c'entra col gender pay gap, ma di partecipazione ai consigli di amministrazione, che insomma non favoriscono, diciamo così, la presenza delle donne. Quindi proviamo a utilizzare questo veicolo normativo anche per avanzare in termini di opportunità per le donne. Lo dico perché avere le donne che tornano a lavorare in un paese in cui in pandemia giovani e donne sono quelle che hanno pagato di più il prezzo della pandemia ci sembrava opportuno. Questo è un altro segnale. Poi ovviamente non basta la legge sulla parità salariale, che comunque bisogna far vivere, che bisognerà controllare, lo dico da promotrice della legge, da relatrice di un testo votato all'unanimità, dico che poi bisognerà farlo vivere, farlo rispettare e farlo crescere, perché è quello di cui ne abbiamo bisogno. Non possiamo permetterci il fallimento appunto del 2006. Ma va a colpire in verità appunto le discriminazioni che ci sono e credo a far emergere in maniera forte, non ci giro intorno, il fatto che nel 2021 noi abbiamo la maternità ancora come uno scoglio per l'avanzamento di carriera delle donne. Ed è un limite che peraltro si protrae, un dato incredibile, mentre mi confrontavo per scrivere questo testo di legge il più largo possibile. Un dato incredibile che, pensate, a 20 anni dalla nascita del primo figlio, a parità di mansione e salario, i dati dell'INPS, delle comunicazioni obbligatorie, ci dicono che una donna guadagna ancora il 18% in meno di un collega uomo. Cioè la maternità come vulnus. Questo lo dico perché certo ci sono i contratti collettivi nazionali, certo, lo dicevo in premessa, c'è la Costituzione, certo c'è la legge del 77 di Tina Anselmi, ma purtroppo il gender pay gap sta sul 20% nel nostro paese. Allora, bisogna riuscire a creare un meccanismo per cui, anche perché i contratti collettivi esistono, ma esistono anche 630 contratti pirata registrati al CNEL. Cioè, attenzione, quando si dice, io su questo tema insisto molto, in questa fase ancora di più del paese, dobbiamo dirci che l'attuazione dei principi della Costituzione passano attraverso delle norme adeguate ai tempi che stiamo vivendo, altrimenti non saremmo in grado, un po' come fu, no, all'inizio degli anni 90, delle trasformazioni dei processi della globalizzazione, noi rischiamo di stare un passo indietro. In questa legge vengono indicati dei parametri e poi andranno verificati, cioè vedremo, parliamone tra 2 anni se ha funzionato oppure no. Fotograferanno però in maniera più precisa, credo, una disparità che noi oggi possiamo raccogliere, ma non in modo organico. Allora, il legislatore e in generale, diciamo, anche la pubblica opinione, se poi non ha una,
una corretta base da cui partire sulle discriminazioni del lavoro, sul fatto che non c'è un welfare adeguato. Noi diciamo la verità, lo possiamo dire, lo sappiamo già, sappiamo che mancano gli asili nidi, possiamo anche dirci che sappiamo che i congedi parentali non possono bastare a 10 giorni, ma servirebbe un salto di qualità, arrivare ai congedi parentali. Queste sono le battaglie che dobbiamo fare, ma aggiungo un elemento su cui vorrei lavorare. Quello che bisognerebbe favorire in un paese in cui le donne non riescono a lavorare, quando lavorano, lavorano part-time perché il carico di conciliazione anziché condivisione, come dovrebbe essere, è tutto scaricato oggettivamente sulle donne. Noi dovremmo arrivare, e io spero che con i dati di questa legge si arrivi in modo più preciso, poi se riusciamo a farlo prima sono contenta, ma a una costruzione. Per esempio, di un part-time di coppia agevolato che davvero favorisca una cultura della condivisione genitoriale, perché poi i figli si fanno sempre in due, o comunque, insomma, quindi sarebbe opportuno cercare di provare a compensare questo. Per fare questo, però, servono dei passaggi. Ripeto, sono abbastanza consapevole, non ho usato toni trionfalistici perché sono convinta che questo sia uno strumento che va a correggere delle cose che non funzionavano, perché oggi, ripeto, non c'era questa trasparenza e perché penso che invece l'aspetto reputazionale per le aziende sia indispensabile. Voi mi insegnate quanto la sostenibilità o altri argomenti oggi condizionino anche, come dire, gli acquisti da parte appunto dei consumatori e quindi delle persone. Credo che anche questo sia un elemento, il principio del rispetto di un lavoro di qualità e di un lavoro più equo e più attento alle pari opportunità, che possa favorire una cultura molto diversa all'interno anche del sistema produttivo del nostro paese. Questo è il vero obiettivo della legge, non a caso, diciamo, insistiamo sul certificato di parità, perché riuscire a far emergere chi fa effettivamente buona occupazione rispetto a chi non la fa, credo che ci consentirà, ripeto, un salto di qualità più largo. Ecco, mi fermo qua perché effettivamente è un territorio complicato e che non si può prendere come un unico metro di riferimento la parità salariale, ma necessita oggettivamente di altri interventi organici al loro interno, dico anche, soprattutto sui congedi. Ora, l'investimento sul PNRR, sugli asili nido, sulle strutture è fondamentale. Noi abbiamo un welfare oggettivamente novecenteschi e ciò che stiamo facendo in questi anni, ve lo dice uno che ha lavorato sulla legge 81, quindi sui professionisti, è sostanzialmente tappare i buchi. Ora, non possiamo più permetterci di tappare i buchi, serve veramente una radicalità nel passaggio. È quello che alcuni di noi stanno sommessamente dicendo, e certamente questo passaggio della legge rafforza chi crede che bisogna mettere in campo degli strumenti per fare questo salto di qualità di cui abbiamo veramente urgenza e bisogno. L'incontro, devo dire, a partire dalla mia prima esperienza finite le superiori sul mercato del lavoro, perché purtroppo lì ho capito quanto, ahimè, nella destrutturazione della rappresentanza ci stava anche il fatto che avevo firmato un contratto, mi arrivava una busta paga, ero convinta che fosse tutto a posto. Poi ho scoperto che non mi avevano pagato i contributi, pensionistici, per esempio. E questa è una cosa che dobbiamo dire, perché questo accade troppo spesso in Italia e ce ne accorgiamo magari quando stiamo per andare in pensione e non c'è più la modalità di fare nulla. E poi parte dal confronto rispetto alle persone che ho incontrato in questi anni, e che ho visto la fatica che hanno fatto quando si laureavano prima dei colleghi uomini e poi di fronte alla maternità stavano così. Quanti racconti di donne ho che di fronte alla maternità poi non ce la fanno e lasciano il lavoro, e questo mi ha colpito così tanto per cui io mi sono detta bisogna assolutamente cercare di fare qualcosa. Mi ha molto preoccupato quando nel governo giallo-verde ho visto nella legge di bilancio 10 milioni per la nascita del terzo figlio, ti veniva regalato un pezzo di terra, oltre al DDL Pillon, e mi sono detta ma dove stiamo andando? Dove stiamo andando? E lì
le parole delle madri costituenti e dei miei retaggi di politica, per fortuna io ho avuto ancora il grande piacere e la fortuna di conoscere chi ha vissuto la resistenza, e mi diceva: attenzione, la democrazia va sempre, attenzione ai diritti, attenzione ai diritti. E ho visto quanto questo era importante, perché basta un niente e al netto di riempirsi la bocca di parità salariale o delle famiglie italiane, poi però come le sostieni queste famiglie italiane? C'è modo e modo di sostenerle. Ecco, sicuramente non è dando il pezzo di terra alla nascita del terzo figlio in un paese a natalità zero. Se vuoi avere la garanzia che una donna faccia figli, tra l'altro le garantisci davvero che possa lavorare in sicurezza, questo è l'unico modo per garantire che le donne abbiano voglia eventualmente di fare figli, non certo la precarizzazione, non certo un pezzo di terra. Però oltre a questo, mi colpì molto nei miei peregrinari, nei miei giri di campagna elettorale, non solo invece, ho visto alcune aziende, e soprattutto una in particolare nell'Astigiano, che aveva già lavorato sulla certificazione di parità in maniera autonoma. Questo mi colpì, ho detto, è un bel segnale, perché di nuovo è un po' come le campagne che fate voi o in generale dare un segnale di discontinuità rispetto a ciò che magari si dice in tante belle parole, ma la filiera del lavoro di qualità, il rispetto del lavoro e il rispetto di parametri di parità all'interno di un'azienda, peraltro di un'azienda che si occupava di materiali e di lavoro che sembrava prevalentemente maschile, mi colpì molto e per me è stato un buon esempio di quello che doveva essere. Aggiungo e chiudo, l'esperienza drammatica delle consigliere di parità che mi raccontavano che nonostante la legge non riuscivano ad accedere agli atti, perché la legge era vaga. Ecco, allora, in questi anni, io sono piemontese, mi è capitato di andare appunto a partire, volevo studiare i dati del Piemonte. L'ultimo report complessivo della regione sui dati di parità risale al 2008, siamo nel 2021. Direi che qualcosa non ha funzionato e direi che bisognava rimettersi in marcia in questo senso. Quindi ci sono stati più passaggi che passano sempre dal racconto. Io credo molto che la politica, per tornare a essere credibile, deve davvero ascoltare e poi fare, assumendosi anche delle responsabilità, no? La politica è mediazione, però bisogna partire dalle cose vere che le persone ci raccontano, perché insomma, credo che sia anche il modo per provare a tornare a dare un valore all'idea di rappresentanza in politica.